si sciocca, lei si sciocca. Ma che cos'è? Ragazzi e ragazze, trucchini e trucchine, oggi è una giornata caliente. Io sono Gaia, questo è Senza Trucco, il mio canale, che vuol dire senza segreti, senza inganni. Ci diciamo tutto, nessuna bugia. Se non mi conoscete, passate di qua, sentite qua. Come me, ovviamente, mettete click su iscriviti, perché io lo so che ci sei tu, tu e tu che venite sempre qua e non avete neanche cliccato su iscriviti. Io vi conosco, lo so chi siete, so dove abitate. Se siete già iscritti, ovviamente controllate la campanella delle notifiche. Se volete supportarmi, se vi piace il mio canale, se vi piacciono le mie labbra, potete acquistare una delle mie tinte labbra senza trucco, tinte labbra biologiche, nel link che trovate in descrizione. Questa è la numero 01 Soft Nude, pensata per le pelli più chiare. E se lo fate, ovviamente, oltre a ricevere il mio abbraccio virtuale, lasciatemi una recensione, sarebbe davvero fantastico. Grazie a chi già lo ha fatto. Oggi parleremo di capelli, perché c'è gente che fa queste cose. Cioè, pure io ci sono cascata, pure io mi sono tagliata i capelli da sola come una psicopatica. Lei deve fare i capelli argento e utilizza il tonalizzante. Ma è un decolorante? O li sta semplicemente tingendo? Perché non so se su questo capello possa prendere l'argento. Ho qualche dubbio. Dai, non mi sembra così tragica come cosa. Vediamo. Allora, già vedo un colore che mi piace. Magari non dentro gli occhi tipo collirio. No, ho sporcato la lampada di sale. E non me lo fai vedere, quindi io come minimo devo venire lì e strozzarti. Ok, vediamo il risultato finale. Ho trovato il video, stavolta non vi lascio così. Ma sono uguale a prima? Uno schifo! Oh! Ok. Wow! Oddio mio! Guarda come li ha decolorati! E ora li fa rossi, proprio rosso, rosso per... coi guanti magari, non è fucsia? E tra l'altro il dubbio di aver già visto questo video. Oddio, sembrava una scena horror! Ok. Cioè, poteva praticamente tingere gli accappatoi. E il risultato? Fammi vedere la parte 2. La parte 2 non è mai stata caricata. Vediamo lei cosa fa. Non capisco bene il taglio di capelli. Cioè, la frangetta è un po' tipo strana. Però lei riesce a portare questo taglio. Io non so perché, sembrerei un cestino di vimini scanazzato. E lei? Il colore sembra molto bello. Bello. Allora, io ho sempre voluto cambiare colore, ma con qualcosa che non sia permanente. Penso che questo colore forse potrebbe starmi. Fatemi sapere. Allora, decolorazione. Mi sembra un ragazzo questo. Decolorazione pesante. Metà verde acido e metà blu. Se sembra tipo una Goleador. Complimenti per il coraggio. Cioè, peraltro continua a girare come se nulla fosse. Io non sono capace di osare così tanto. Non ho mai tinto i capelli nella vita. Ok. Già il taglio lascia il tempo che trova. Cioè, mi sembra sia passata da un macina caffè. E adesso da nero, cioè è nero e li decolora. Tra l'altro mi sembrano già colorati, quindi sotto saranno decolorati. E si sciocca, lei si sciocca. Ma che cos'è? Ma che cos'è? Quale razza di animale della savana è questo? Tu
devi ancora capire come fare le cose. Però lei parte da un colore già un po' chiaro e li deve decorare sempre solo di sotto. Ho capito che va questa moda, in effetti mi stanno cominciando a piacere. Io al contrario, chiari sopra e scuri sotto. Sì, però stai calma, stai abbastanza calmina. Belli, belli, mi sono piaciuti. Ma sopra sembrano pure più scuri, o sbaglio? Capelli lunghissimi e li fa sotto rossi e sopra li decolora? O sono neri? No, sono neri, sono neri. E non me lo fa vedere! Allora adesso devo perdere tempo preziosissimo, andare sul tuo profilo, scorrere fino al 2015 e vedere dov'era sto cacchio di video. Ok. Un po' più vicina, avvicinati che non ti vedo. E il sotto non era rosso. Ma cosa? Cosa hai fatto? Ah, lei voleva lo stesso stile che abbiamo visto poco fa. Sono mortificata. Lei passa da un riccio decolorato a rosso. Che c'è? Non ti scioccare, non ti scioccare. Stai calma, vediamo cosa succede. Quindi prima non so cosa stia facendo, ragazzi, sono un po' come lei, non so cosa sta facendo. Sì, infatti sembra arancione anche a me. Proprio frutto tropicale. Ok, fammi vedere come ti vengono. È tipo, non proprio rame, però un bel colore, cioè dall'arancione. Bello, mi piace. Si tinge i capelli senza motivo. Già cominciamo malissimo. Ah, no. Cosa? Cioè non usare i guanti o il colore proprio che ti macchia tutto. Ah, si è fatta le mesh così a sentimento. Allora, sei bellissima tesoro, ma sono un po'... Non posso dire parolacce su YouTube. Un po' brutto. Oddio, stigliole, cosa sono? Bellissimo. Ragazzi, sembravano arrosticini di maiale, scusate. Mi sono messa le forcine comunque perché ho caldo e niente. Ho dovuto spegnere la videocamera. Okay. I don't know why the fuck anyone would pay to go to a salon when you can just do this shit yourself. Nice and clean, nice and easy. Nice and clean, nice and easy. Certo, perché la gente va in parrucchieria? Vediamo il risultato. Wow! Allora, devo ammettere che aveva ragione. Lei si sta decolorando i capelli alle 4 di mattina. Evidentemente è tornata ubriaca. Cioè, non c'è altra spiegazione. Che nessuno si alza la mattina e si tinge i capelli di rosso, sei ancora ubriaca dalla sera prima, è ovvio. E le sopracciglia invece ha deciso di farle scure. Credo non sia solo alcol, ma ci sia anche qualche altra sostanza stupefacente. Sta viaggiando. Sì, cioè, questa è alle 4 di mattina. Decisamente frutto di una notte da folli. Folli. Mi sono annoiata dei miei capelli perfettamente sani e lucenti, quindi ho deciso di colorarli. Però forse non li sta decolorando. Tipo un henné, forse. Ah no, belli dai. Avevo temuto che li decolorasse fino a farli diventare cracker. Raga, cos'è? Una libreria? Vabbè, sarà un look molto accurato perché hanno decolorato proprio con attenzione e infatti il risultato è stupendo. Ragazzi, sembrava un libro aperto in testa. Che cos'è? Oddio. C'è il balsamo così, con la cazzuola proprio. Ma cos'è, fango? Ragazzi, si sono incollati sti capelli, ma che è successo? Cioè, questo non dovrebbe essere fatto ai capelli. Mm.
shampoo con... Si sta lavando i capelli facendo lo shampoo con l'intersivo per i piatti. Cioè, sei pa... Ma mi fai vedere non hai più capelli, cioè non è... No, devo cercare la parte 3. No, no, ragazzi, la parte 3 non è mai stata caricata. Cioè, questa si è devastata i capelli così, senza fare vedere il risultato. Ok. So, I have royally cosa hai fatto? Putting some of this in my hair. Ragazzi, anyways, i capelli sono cotti. What happened was, I fell asleep with bleach in my hair. Si è addormentata con il decolorante. With bleach in my hair. Ma te li puoi tagliare, for tagliali. 2 hours. This is not okay. The tips of my hair are clear. So, I was growing. Io non ci voglio credere. But Miss Thing needs a trim. Come cacchio fai ad addormentarti col decolorante in testa? Ma off of when it starts to literally stretch and then cut it there. So, that is a good amount. Like this part right here, like wait oh, for it. Oh mamma mia. No, io non ci credo. Okay, this is the finished product. We chopped it and it's like this lilac purple color. Povera te, cioè mi dispiace, ma come si fa? Io sono scioccata. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se vi è capitato mai di addormentarvi e di svegliarvi avendo fatto un disastro perché avevate dimenticato qualsiasi cosa. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!